Siamo ormai all'ultimo turno prima della pausa natalizia, anche per quanto riguarda il campionato di prima categoria. E il fine anno al momento però sta riservando qualche sorpresa in testa, perché in prima posizione c'è una squadra che sembrava destinata ad essere smembrata nell'ultimo mercato di riparazione, anche dopo le dimissioni della presidente claudicante. Parliamo del Palombaro, ma al primo posto tutti si aspettavano il Casalbordino, e chiediamo al patron Santoro come mai questo non è accaduto, o almeno temporaneamente non sta accadendo. Innanzitutto vi saluto tutti e saluto te in particolare Antonio. Ciao Oggi mi Alessandro. beccate un pochino influenzato, però vabbè, per parlare al telefono si può fare la cosa. Niente, abbiamo un periodo di appannamento, penso sia stato fisiologico. Abbiamo perso un derby, quello col San Giacomo, molto sentito da noi, e psicologicamente abbiamo subito il contraccolpo, tant'è che la partita dopo giocata in casa. Proprio psicologicamente non siamo riusciti a vincere, quindi non siamo venuti a capo della Marcianise, e c'è stato solo un punto, quindi un pareggio, e poi successivamente siamo andati a fare uno scontro diretto, perché il Montazzoli degli amici Farina e Cancelmo adesso sono a tutto titolo una delle pretendenti alla promozione, e lì sostanzialmente si è fatta la partita quasi alla pari, che però ci ha visti soccombere proprio nei minuti finali, allora quando facevamo pressing per raggiungere il pareggio, loro poi in contropiede al 97esimo ci hanno punito, e quindi alla fine 3-1. Però il risultato ci può stare, perché su un campo ostico, con una squadra ben messa, qualche sconfitta ci sta in programma. C'è da dire che Montazzo si è molto rinforzata, è andato Baglione, c'è Pierri che per questa categoria è un fuori classe, alla fine della messa i 3 punti si sono sorpresi loro hanno ancora un punto dietro a noi, e sinceramente la loro posizione mi preoccupa, e non poco, mi preoccupa dal punto di vista sportivo. Quindi è un periodo nero in cui dei 9 punti a disposizione ne abbiamo preso uno solo. La battuta d'arresto, quella veramente folgorante, l'abbiamo avuta anche l'anno scorso in ugual modo, è stata quella di San Giacomo, dove oggettivamente, a parte Prano e qualche altro amico, c'è poca cosa, eppure hanno battuto noi, Stresa la settimana dopo, stanno veramente meravigliando, e quindi veramente i grossi complimenti a loro e grosse note di merito nostre. C'è da preoccuparsi, Alessandro, per questo momento no? Allora, io oggettivamente dirvi che sono sereno, vi direi una bugia. Perché? Perché non sono sereno affatto. Ovviamente, come avrete sentito, abbiamo dato uno scossone anche al mercato, perché ritenevamo che la scossa andava data. La società ha rinnovato la fiducia di Mister Carbonelli, che oggettivamente sta facendo un percorso assieme a noi, e penso lo stia facendo nel migliore dei modi, mettendoci tutto se stesso. E nello stesso tempo abbiamo mandato a casa, o meglio, abbiamo mandato di concerto, alla fine sono tornati a casa giocatori del calibro di Ottaviano, di Mirolli, di Fiermonte, e ancora prima ci avevano salutato Vitelli e Marocco. E abbiamo preso Antonio De Cillis, ex colonna portante del Borrello, quest'anno stava a Cupello in eccellenza, e però con la cena sociale ufficializzeremo altri 2 nominativi, uno è un universale che viene anche lui dall'eccellenza e dalla promozione, e un altro è un centrale difensivo di assoluto livello. I nomi, intanto Presidente, questa intervista andrà in onda dopo la cena, quindi ce lo può dire già da adesso. Lo scoprirete solo vivendo. Ci vuoi Scusate, tenere con la sì, lo curiosità? tenere solo spiego, comunque sono di assoluto valore, e pensiamo che nel cambio ci abbiamo assolutamente guadagnato, quindi senza nulla togliere a chi veramente ha prestato la loro opera per il Casalbordino Calcio, con qualche rammarico ci ha abbandonato. L'unico rammarico arriva dal fatto che questo addio è avvenuto proprio nelle ultime ore di mercato, se no per il resto ognuno è libero di fare le scelte che vuole, ed è anche giusto così. Certo. La cosa che però dicevamo prima a microfoni spenti, che ti ha fatto un po' imbestialire, è questa perdita della prima posizione nella Coppa Disciplina, trofeo al quale la società teneva molto, forse anche più che alla vincita del campionato.
Sì, è uno degli obiettivi che ci siamo posti all'inizio della stagione. Mi ha veramente turbato il modo in cui è venuto questa perdita del primo posto, perché abbiamo preso 4 punti di penalità in classifica e sostanzialmente abbiamo preso 100 euro di multa, ma più che altro è che i 4 punti ci rendono quasi insormontabile il percorso nelle prossime giornate. Eravamo primi, ci abbiamo messo tanto per mantenere questa leadership, ma oggettivamente abbiamo praticato il deserto. E quello che mi dà fastidio è che tutto ciò è avvenuto per un gesto futile, non era un gesto strumentale, non era neanche un gesto cattivo, era un gesto stupido, sprovveduto di uno dei nostri tifosi che era costantemente sul 2-1 per gli avversari, quindi non l'ha fatto neanche in una nostra situazione di vantaggio. Era un momento in cui dovevamo recuperare, ha buttato un pallone in campo, l'arbitro ha sospeso la partita, ha fatto rigiocare palla a due, da regolamento ci sta tutta la cosa. E quindi ecco perché mi innervosisce non tanto il gesto di per sé, non mi interessa chi sia stato, ma mi innervosisce il fatto che sia stato inutile, cioè un gesto inutile. E quindi di conseguenza sulle cose inutili veramente potremmo sorvolare e mantenere una certa dignità a livello di società. Certo. Alessandro, brevemente sull'ultimo turno di campionato, quello disputato, quali risultati sono stati inaspettati, a parte anche il vostro? Ma il nostro, oddio, ti ho detto, è un big match, quindi di Sì, ci può stare conseguenza qualsiasi risultato. il Palombaro che sta continuando a vincere, cioè si parla tanto del Palombaro in crisi, invece il Palombaro alla fine della messa ha preso Fonseca, ha preso Carlo Pili, sta giocando, ne ha vinte 3 consecutive, quindi magari avere la stessa crisi che c'è il Palombaro. Mi dispiace tantissimo per la presidentessa, che se ne dica, io con lei non ho mai parlato personalmente, molto probabilmente ha incontrato altre persone che non ero io e si spacciavano per presidente del Casalbordino, gli mando un grosso in bocca al lupo perché è una persona che nel calcio ci stava bene, è una grossa perdita per noi, proprio a livello di sistema calcio, soprattutto in questa zona del basso Chietino, chiamiamola così. Sì. Quindi sono molto rattristato dalla perdita della sua figura e gli faccio un grosso in bocca al lupo proprio a livello personale affinché possa tornare con ancora più entusiasmo. E poi che altri risultati, la Marcianegra vinceva 3-0 col Fede Ammiraglia e Fede è stata bravissima a recuperare e portarsi sul pareggio 3 pari. Altri risultati più o meno insomma rispecchiano il normale andamento del campionato, un pochino isterico, diciamo. Certo, e per quanto riguarda il prossimo turno, iniziamo dalla vostra gara, anzi leggo anche per rinfrescare un po' la memoria le altre gare del prossimo turno: Casolana, Real San Giacomo, Fresa, Real Montazzoli, Paglieta, Marcianese, Rocca Spinalvetti, Trigno, Cialenza, Cerni, Monte Odorizio, Spal, Palombaro e San Salvo in Coronata. E voi avrete in casa il Guastameroli che vi diede qualche grattacapo l'anno scorso, ricordo che ero presente L'anno alla gara. scorso ci hanno dato grattacapi sia in casa che fuori. Fuori casa hanno onorato il campionato battendoci e praticamente estromettendoci dai playoff. Ovviamente in campo la tensione è stata abbastanza alta e quindi ci teniamo particolarmente a questa gara. Io vi dico già da adesso che domenica vinciamo sicuro, quindi è uno fisso al Comune di Casalbordino, perché abbiamo una voglia di rivalsa che si legge negli occhi di tutti i calciatori e io sarò lì insieme al mister a traghettare la squadra verso questa importantissima vittoria, perché lo dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo al nostro paese, lo dobbiamo ai nostri coloni, ma soprattutto perché dobbiamo mettere sotto il guastamento che si merita di perdere questa partita. E per quanto riguarda le altre gare, per chiudere. Ma le altre gare ci sono due scontri diretti da quello che mi ricordo. Uno è lo scontro diretto tra Frese e Montazzoli. Fede Caminaria e Montazzoli, è veramente uno scontro diretto da tripla. L'altro scontro diretto è quello che ci sarà sul campo della Spallanciano, dove va il Palombaro, eppure lì è uno scontro 1x2.